Paolo De Castro, l'Abruzzo per quanto riguarda il vino continua a crescere, buoni dati sulle esportazioni, ma anche la produzione interna inizia a raggiungere livelli ottimali. Sì, è una bellissima avventura questa della vitivinicoltura abruzzese, nata in piccole quantità ma che sta continuando a crescere. Anche questa 51esima edizione del Vinitaly dimostra un protagonismo dell'Abruzzo importante, sempre qualità al centro ma anche grande capacità organizzativa. Un unico consorzio per tutta la regione, questo è importante perché dimostra anche da parte dei produttori che hanno capito che la dimensione commerciale e organizzativa non è seconda alla qualità, quindi è fondamentale seguire questa strada, e visto che il mondo vuole il vino italiano, il Made in Italy italiano, questa è un'ulteriore dimostrazione di fiducia per il futuro che i nostri imprenditori hanno bisogno. Prima sorseggiava un pecorino, un vino che sta crescendo. Assolutamente, varietà vitivinicole, diciamo la varietà in genere ampelografica abruzzese è ricchissima e certamente anche nei bianchi si sta facendo strada uno spazio importante perché i consumatori vogliono diversificare, segmentare, e questa è una delle leve più importanti per la vitivinicoltura italiana e naturalmente abruzzese. Assessore Donato Di Matteo, il Vinitaly è una grande opportunità di promozione del vino abruzzese e non solo. Sicuramente l'Abruzzo qui è rappresentato molto bene, abbiamo 90 cantine che espongono e siamo oramai una realtà nel mondo del vino, ed è il vino un veicolo per la promozione del nostro territorio dal punto di vista turistico e dal punto di vista delle peculiarità. È un modo per rilanciare insieme a tante altre forme di promozione il nostro turismo per questa bella regione che è sicuramente straordinaria. Lei assessore alla delega ai parchi, quanto è importante coniugare due eccellenze, l'ambiente e il vino? Sicuramente, perché molti territori dell'estero, alcune aree, pensiamo ai cinesi, legare il prodotto al territorio da dove provengono, dicendo che è un territorio ben conservato, diventa un elemento fondante per l'attrazione di questi tipi di turisti interessati.